Buongiorno, buongiorno, buon sabato 2 settembre. Oggi qui sta ricominciando a fare un po' caldo, infatti non ho il mio pumpkin spice, ma ho un semplice caffè in cui ho buttato un zinzinello di cannella e vediamo come va. Buongiorno, vi aspetto. Qui il kit mi servirà praticamente solo quello, la colla, ma ho già qui la mia glue press che adesso sistemo qua. Adesso vediamo anche insieme questo che è l'appoggio su cui si ferma la colla. Se adesso avessi qualcosa tipo questo, togliamo subito il residuo di colla. Vedete? Non so se si vede quanto facilmente è venuto via. Hola! L'ho già detto che trovo che sia un'idea geniale. Vabbè, vi dico, si sa mai. Questi dovrebbero arrivare di nuovo lunedì. Lunedì si aggiunge anche a questo pacchetto. Tutto bene. Un po' di vento. Qui no, però sta ricominciando a fare caldo. In realtà sì. Volevo farmi il pumpkin spice, ma c'è caldo. Fa ancora caldo. Quindi manteniamo le buone abitudini. Il caffè con una piccola spolverata di cannella. Buongiorno, allora sono stati assegnati tantissimissimi pacchetti di regalo per la promo di questo, per l'omaggio insomma di questo weekend. Li metterò insieme lunedì, non vi preoccupate, in qualche modo li confezioniamo. Buongiorno, stamattina mi sono dedicata a un progetto surprise che arriverà più avanti, poi vi racconto, mi porterà via un pochino di tempo. Ma secondo me ne varrà la pena, poi vediamo, poi me lo direte voi, insomma. Buongiorno, ciao Susanna, come sta la tua bellissima nipotina? Pomeriggio post ferie, spero tu non sia troppo triste. Ciao Claudia, Claudia, non sei in partenza? Buongiorno. Oh, io sto spandendo caffè ovunque, perdonatemi. Claudia mi ha portato del gelato di Trofarello che è una roba, me lo sto centellinando. Stasera mangio solo verdure e poi quello. Così lo finisco, non ci penso più e non ci sono problemi. Eccoci qua. Allora, oggi facciamo questo meraviglioso kit, oggi è Natale, praticamente mettiamo insieme questo meraviglioso kit della 49 Market, il Page Kit. I Page Kit, intanto che arrivate, ve lo ridico, è un kit che contiene al suo interno tutto il necessario per realizzare, in questo caso, quattro layout. C'è dentro tutto, vi serve solo la colla. Parti lunedì, ok. La tua schiena. Vabbè, dai, tra un po' inizierà a sgambettare. Quanto ha adesso? Siete ancora in vacanza? Bene, sono contenta. Io ho deciso che per riprendermi mi servirebbero 3 settimane di ferie. Boh, vediamo l'anno prossimo come va. 3 settimane di ferie con un e-commerce che non dorme mai è difficile, eh? Vabbè. Mamma mia, è meraviglioso. Mi ha portato questo gusto alla ricotta che io conoscevo già in una versione di una gelateria qui della Romana. Buonissimo, cremosissimo. Io adoro, quindi vabbè. Da Jesolo, bene. Fa caldo ancora, quindi penso che sia un ottimo momento per essere al mare perché non deve esserci più tanto casino. Io amerei fare le vacanze a settembre se potessi. Buongiorno, eccovi qua. Eccoci, allora adesso bevo il mio caffè e poi iniziamo intanto a spacchettare. Intanto ci servirà solo la colla. Mi sono portata l'iPad perché così faccio le foto del layout assemblato, così da non dover fare troppi pasticci, fotocopie o altro per poterlo mettere insieme. Sono bellissimi questi layout. Non ho le foto per questi layout qua. Pazienza. Allora, beviamo. Questi li metterò poi. Ah, con un briciolino di cannella, veramente mi ero quasi dimenticata di averlo messo su. È buonissimo il caffè, basta. Che vi devo dire, troverò il mix perfetto. Ciao Samantha. Buongiorno, ben arrivati. Oggi ci siamo scelti un live semplice, ma anche domani. Domani facciamo il project live. Oggi pomeriggio mi mando in stampa le foto se la selfie collabora.
appiccichiamo due robe e siamo a posto. Lunedì credo che farò un live solo di novità, se finisco di spacchettare un'ora decente. Che dire? Perché a quanto pare lunedì arriverà di tutto. Credo che non arriverà Doodlebug perché non ho ancora visto lo sdoganamento. Secondo me non ce l'hanno fatta spedire venerdì, quindi vuol dire che partirà lunedì e lo avremo mercoledì, giovedì, una cosa del genere. Vabbè, poco male, arriva di tutto. Ma non litigare con Pepitos. Pepitos è il coniglietto di Giusy Bragutti. È bellissimo. Allora, caffè finito. Allora, io intanto che arrivate apro. Così, togliamo l'adesivo. Allora, non mi stancherò mai di dirvi che questi kit secondo me sono geniali per imparare, per coinvolgere in questo hobby qualcuno che magari non ha ancora mai avuto occasione di fare layout, album o qualsiasi altro lavoro, perché non richiedono nessun tipo di competenza, nessun tipo di attrezzatura se non la colla. E ci consentono di andare via con un lavoro meraviglioso. Ecco. Hai paura di Spellbinders? Lunedì dovrebbe partire dalla loro sede l'ordine di Doodlebug con le cose di Halloween, perché credo che non sia partito, perché non ho ricevuto nessuna notifica dello sdoganamento, quindi penso che non ce l'abbiano fatta. Allora, vediamo intanto qui questo page kit con questi qui, intanto prendiamo il ciotolino. Dove mettiamo tutti questi, ci sono queste clipine colorate fantastiche, bottoni, elastico, ok, questa non ci serve più, questa la appoggiamo di qua, poi questa è la copertina e va bene, qui ci sono dei ritagliabili, qui ci sono, ah beh, in realtà guardate, lo vedo adesso, non so se è la prima volta, che qui ci sono le immagini dei layout. Allora, siccome io sono un po' ciecata, mi faccio comunque le foto perché così li posso ingrandire con l'iPad e studiarli meglio. Allora, ho appena ordinato le lenti a contatto nuove e secondo me mi è andata giù la vista, ma questi sono dettagli. Allora, prendiamo la fotocamera. Scusate, ma devo fare così. Allora, uno, perché vedete, da un lato c'è il layout realizzato e dall'altro, voilà, le immagini del Catiu. Sorry, non ho capito, sai. Un secondo. Il terzo. E tiriamo via anche il quarto. Ok, allora adesso ci prendiamo le foto a partire dalla prima, che è questa. Così. Ok, sei tu? Sì, perfetto. Allora, dunque, queste qui sono le carte che sono la base, insomma, del layout. Quindi noi prendiamo la nostra carta, che è questa. Questo è l'altro layout e lo mettiamo, me lo metto qui dietro, che così non ci disturba. Andiamo a caccia di tutti quegli elementi, intanto che così finite di arrivare, che ci serviranno per completare questo layout. E gli elementi non sono tutti qui, non bisogna andare tanto lontano. Così. Allora. Mi si è chiusa la fotocamera? No, non fare così. Ok. Allora, ops. Come al solito qui lo spazio non è esattamente l'ideale, ma adesso cerchiamo di... Voilà. Così. Allora, vediamo un po' di cercare tutto quello che c'è. Innanzitutto c'è questa bellissima cornice in chipboard, che però lascerei qui perché è adesiva. Ah, ma perché qui gli servirebbero proprio tantissimissimo le foto. Chissà se la Clay riesce a stamparsela al volo. Quante sono? Scusate, adesso mi ha preso sto trip. 2, 3, 4, queste saranno foto. 5, 6, 7, 8. Non sono neanche tantissime. Fatemi vedere se ne ho qui. Queste direi di no. Queste direi di no. No, queste sono tutte quelle
che ho stampato la scorsa settimana, che mi sono rimaste qui. Ma adesso prendo la bustina delle foto, la lavanda direi proprio di no, prendo la bustina delle foto che dovrei avere qui e vediamo se intanto possiamo dare in stampa le immagini e far sì che la selfie faccia il suo lavoro, perché ho diverse foto avanzate qui. Vediamo se, per esempio, no? Cioè, questa potrebbe andare. Così metto via anche queste e non le perdiamo. Così li faccio con le foto e sono più belle. Allora, così. Anche questa non è male. Oh, patini. Questa è un po' too big. Questa è già incorniciata, questa, la mia piccola. Questa potrei metterla. Guardate, ne ho qui due. Ma forse ce la faccio senza stampare neanche niente, vi dirò. Vediamo. Questa era una foto di Natale, anche questa. Io adesso le tiro tutte fuori, ma ce l'hai dappertutto, mamma mia, che dolore. Che dolore terribile. Queste sono un po' tutte piccine, ma le lascio qui. Vediamo, qui c'è il bottale, qui c'è Tai, c'è tutto Tai. Questa era di Natale, vabbè, io le lascio fuori. Dunque, proviamoci, perché con le foto è sempre più bellino, ovviamente. Dunque. Allora, questi adesso li metto di qua, poi se mi serve stampo qualcosa on demand. Qui devo mettere questa, ok? Questa è adesiva. Vediamo se nelle foto che ho già qualcosa che posso sfruttare senza dover ristampare niente. Questa qua, però se la metto qui dentro non si vede praticamente nulla, si vede la mia piccina. Sì. Ma vediamo, se magari ne trovo una. Questa, dai, mettiamo questa, anche se in realtà la foto di suo è così. Potrei mettere questa, dai, aggiudicato questa. Allora, dato che devo ancora raccattare tutti gli altri abbellimenti, per ora tolgo l'adesivo da questo chipboard e poi semplicemente lo reincollo, solo perché non mi si attacchi dappertutto. Ciao Rosanna, niente notifica, neanche a me, se devo essere sincera, ma vabbè. Tenete sempre aperto, iscrivetevi a Telegram, scaricate Telegram, perché lì di solito le notifiche arrivano senza grosse difficoltà, ecco. Allora, questo ce l'abbiamo, perché poi lei ha qui tutto, dobbiamo pescare praticamente. Allora, vediamo qui se c'è qualcosa che mi serve. Questo super sweet. Ah, ma questi sono tutti adesivi, quindi in realtà vale la pena di tirarli fuori poi. Quindi, vediamo un po'. Questo tab Holly Jolly. Ciao Katiuscia, oggi è il compleanno di Katiuscia. Tanti auguri! Questo, chi lo sa? Tutto questo greenery, chi lo sa? Adesso non sto distinguendo niente. C'è un francobollo. Allora, questo è un Merry Christmas. Questa, oh, che meraviglia! Guardate questa striscia di pellicola. Allora, c'è questo. Sicuramente. Poi ho visto che c'è una clippina rossa e la metto lì. Poi, bottoncini, va bene. C'è questo qui. E poi li vado a cercare mano a mano che mi accorgo che servono. Questo. Quanti biscotti stiamo facendo per festeggiare? Scusate, ma mi è rimasto impresso, la Mercatelli fa dei biscotti che mai visti prima, quindi insomma, questo, a me non mi sembra che sia lui, e l'ho rotta, ma poi li cogliamo, non vi preoccupate, don't worry, tutte queste foglioline qua a me sembrano quelle, però aspetterei di vedere, c'è il centrino, e poi ci sono un sacco di altre cose in realtà che non so distinguere da dove arrivino. Tutto bene. Allora, qui c'è sicuramente questo coso qua. Questo. Poi dietro c'è questo e sarei abbastanza certa che è lui. È una busta. Poi c'è questa roba qui che chissà che cos'è. Potrebbe essere questo spartito qua, musica, è questo,
Questo cluster qua è un po' complesso, ma adesso vedrete che me lo studio bene, questo robo qui. Ah, eccolo qua, guardatelo. Molto Katy Perkiet. Questo qua. Poi, qui ci sono delle bacche, le prendiamo dopo. Questa striscia qua l'ho vista. Poi il nastrino, in realtà, non so se sia un fiocchetto vero. Oh no, mi è caduto un pezzo, non si fa. Un centrino. Quello lì è questo qua. E abbiamo ancora i ticket. Questo qui, lui. E anche uno di questi che credo che insomma sia abbastanza indifferente, ma forse li abbiamo tutti e due. O forse è questo qua, l'elemento, questo qui sotto. No, deve essere il ticket. Ok, non lo so se ce la faccio. Allora, vediamo. Sicuramente mi manca tutto il fogliame, ma adesso quello lo sistemiamo. Allora, iniziamo a mettere giù quello che mi sembra che ci sia di aver, cioè, quello che credo di aver indovinato, insomma. Allora, questo no. Dunque, allora. Calma e sangue freddo. Ah, c'era anche questa che poteva essere lei. Vabbè, io ho usato l'altra, sarà lo stesso. Prendiamo l'immagine dal tablet. Vediamo se ci fa. Allora, tutte le foto, per esempio. Ok, questa qua. Allora, studiamo, ragazze. Dunque, qua. Questo è troppo piccolo per me, non ci vedo. Opa. Teniamolo qui questo, così. Dunque, giriamo. Non ha senso, l'hanno messo sul retro di copertina, che se non erro prima invece aveva dei ritagliabili. Però sul retro di copertina, quantomeno per me, è comunque un po' piccino, un po' piccino. Allora, dunque, dovrebbe essere una roba così. 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 Adesso poi li incolliamo, però intanto iniziamo a capire se ci manca qualcosa. Così, poi ci sono, cioè, questo qui sotto, che a questo punto invece va fuori in là. Vabbè, poi se non è proprio perfettamente uguale non ha molta importanza, però giusto per avere un'idea. Questo, poi di qui abbiamo i due ticket. Abbiamo questo, che è meravigliosa questa roba qua, va bene? Così, poi abbiamo un ticket qua, in the middle abbiamo il francobollo, che l'avevo preso e adesso non c'è più, sarà attaccato qui dietro. Ah no, aspettate che c'è ancora questo, però questo va bene qua. Questo sarebbe qui sopra, qui mi manca il francobollo che sono riuscita a perdere. Ah, è qua? Perché così mi rendo conto anche di tutto il ramage che mi manca. Così. Qui c'è un sacco di ramage che ci manca, perché poi qui sarebbe più o meno così. Christmas wishes. Sarebbe... Guardate però che meraviglia. Allora... Dunque, secondo me la parte sotto c'è, quindi guardate. Questa, adesso la dispongo un pochino meglio. Attacco questi qui sopra, che mi sembra che siano assolutamente in posizione. Tipo così. Poi, se, ripeto, se non sono perfetti non ha nessuna importanza, però... Noi ci prepariamo questo, gli mettiamo un pochino di colla e lo facciamo fuoriuscire da qui. Questo potrebbe andare quasi bene così. Così. E questo è qui. Questo è uno zinzinello più in qua e questo è qua così. Vabbè, più o meno.
esperti e se no guarderai i miei live, quindi posso osare un po'. Allora, prendiamo un pezzettino del washone che avevo visto qua prima, che ho detto me le tengo a portata di mano. Buon pomeriggio! Oggi è il 2 settembre 2023. Fa caldo qui oggi, per essere... Allora, tu ti sei staccato e va bene così. Allora, io vorrei solo unire questi pezzi qua, di modo da poterli sollevare così. Vedete? Non li ho fermati bene. Tutto a posto. Va bene, guardate. Come non detto. Fermiamo almeno questo, che così... No, così... Che così almeno questo l'ho fermato e lo posso sfruttare. Allora, perché? Perché così li ho presi tutti insieme, metto un po' di colla, metto un altro po' di colla qui. Io avrei potuto mettere anche un pochino di biadesivo, ma posizioniamo questo, così non sto a impazzire. Questo era così. Così, scusatemi. Ok. Così questo pezzo qua è fatto. Pian piano tolgo questo. Non l'avevo agganciato tutto bene, altrimenti l'avrei portato via tutto insieme. E questo cluster qua è a posto. Questo è un pochino stortarello, ma sono ancora in tempo a sistemarlo. Benissimo, adesso posso mettere la mia cornice, dietro la quale comunque un pochino di spessorato non lo si nega a nessuno. Sì, per imparare a fare le... Io trovo che abbiano un risultato didattico, proprio formativo, di apprendimento incredibile, perché ti insegnano. Cioè, rifacendo le stesse cose, ovviamente tu impari. Così. E adesso andiamo a mettere... tutto quello che c'è intorno, tipo, allora, avevamo queste, che forse non erano loro, ma io ormai ho deciso che vanno bene, questo qua, Christmas Wishes, spero che ci vediate, sì, ok, questo qui era messo qui dietro, quindi gli mettiamo uno zinzinello di colla qui, così. Poi abbiamo, qui c'era quel tondino che non ho messo prima, è un chipboard adesivo, però mi metto lo stesso un pochino di colla. Qui andiamo a cercarci i verdi che non ho preso prima, perché io in realtà mi sono presa solo questo fiocco, questo, e ho la clippina qua, ma mi manca un sacco di roba. Allora, vediamo un attimo. Cosa mi manca? Mi mancano delle foglie ed un altro agglomerato di stelle di Natale e anche un rametto. Vediamo, la maggior parte sono qua. Il fiocco secondo me è questo. C'è anche un tondino con una e-commerciale che è qui. Così. E che adesso mettiamo... Questi poi li inseriamo insieme. Ok. Poi, anche una pigna, cioè, li sto vedendo piano piano, devo ingrandire bene. Ok, così va meglio. Dunque, stella di Natale, questa. Che ho rotto anche lei, va bene, non importa. Rametto. Questo qua. Ah, ma guardate, c'è questo rametto qua che è proprio solo ramo, cioè secco, così. Poi c'è il fiocchetto, poi qui sotto abbiamo, sarà questo, questo rametto qua. No, forse più piano, ah, deve essere questo qua grosso, sì. Allora, deve essere questo che esce fuori di qua e poi ne avevo viste altre tre, eccole qui. Ok, credo di avere più o meno tutto. Allora, vediamo un po', iniziamo ad incollare. Questo lo metto qui sotto.
In realtà avrei dovuto infilarlo così, ma io lo faccio adesso. Così. Poi abbiamo detto, guardate questo. Vabbè. Questo, se non fosse così, come lo incolliamo? Vabbè, lo inseriamo qua, che fa un sacco di scena, ma va bene. Ah, ho dimenticato la pignetta. Qui ci va un tondino. Così. Così, forse è un po' grandina, ho sbagliato appunto del tondino, non era qua. Qui. Così. Poi il fiocchetto e la pigna. La pigna l'ho dimenticata, per esempio, deve essere in un'altra, eccola qua. Allora. Così. Allora, qui sopra mettiamo questo. Questa era in realtà più su. Forse sapete che non era lei. Non è lei. Deve essere questo perché è più piccolino. Arrivo, eh? Così. Sì. Allora, riposizioniamo questo. Così. Questo qui va un po' qui sotto, questo qui qui, questo qui, gli mettiamo un puntino di colla con questo e lo inseriamo così. Così. Poi abbiamo il fiocco di neve, che in realtà vedo inserito qua così. Così. Questo. Che è inserito sempre lì sotto, ma io adesso gli metto un pochino di colla e lo metto qui. Poi la pigna qui dietro. E poi c'era ancora questo rametto che adesso inserisco. Il corso con Mariella avrà un kit con dispensa, non ci sarà la versione live, ma avrete la dispensa con tutte le istruzioni per realizzarlo. Penso di metterlo online la prossima settimana, appena ce l'ho la dispensa, che così sarà scaricabile subito. Mariella la sta finendo, ma non vi preoccupate, poi la inseriamo così. E questo, ah, poi ci sono dei bottoncini, questo vi giuro che l'ho visto, ah, perché è qua, ok. Qui, bottoncini. Allora, vediamo un po'. Ne abbiamo uno verdino lì e uno bianco e rosso là. Adesso lo apriamo. Così. Ok. Allora, questi qui io vi consiglio sempre di attaccarli con un punto di colla, perché rimangono molto, molto più fermi ed è molto più facile fermarli così che non con la colla. Così, e uno verdino, questo, qui ci va un punto di colla però più piccolo. Lo mettiamo lassù in alto. Ok, adesso di qua abbiamo questa, che in realtà io ho attaccato, ma doveva a questo punto direi essere spessorata. E lì c'è scritto Here Comes Santa, che è una scrittina che... Eccola qua. Ed è finito. Oh, ed è bellissimo. Io questo l'ho messo un po' troppo in qua, sì, vediamo se riesco un pochino a spostarlo, ma tanto la foto è foto di bacche, quindi. E questo è fatto. Pesa 2 kg, ma è bellissimo. E lo appoggiamo di qua e prendiamo il secondo e andiamo alla ricerca di quello che ci occorre, che è questo, giusto? Ok, perfect. Allora, aspettate che mi prendo da bere, che ho già sete, come vi dicevo, fa caldo.
Eccomi. Allora, cucinavi la frittata? A terra, che meraviglia! Scusate, ho bevuto ma avevo setissima. Allora, andiamo a cercare tutto quello che ci serve qui. Allora, i bottoncini li prendo poi per ultimi. Mettere la colla di qua. Questo non è ancora il suo momento. Abbiamo due foto piccole, quindi potrei in realtà, vedete, già scegliermi le immagini. Le foto che ho messo via sono qua. Vediamo se abbiamo qualcosa che fa il caso nostro, ma secondo me sicuramente sì, così ce le ho pronte. Queste sono abbastanza piccole, quindi vuoi mai questo qui azzurro? No, ma questo con la sciarpa della Braguti sì. Uno. E anche questo. No, questo è un po' troppo stretto. Questo con il mio faccione e i cioccolatini. Questi io adesso li ritaglio e ho le foto pronte. La base che c'era dietro la userò per dare un po' di spessore alle foto, per renderle più 3D. Allora, tagliamo. E loro ci sono. Quindi, aspettate che sposto queste. Cerchiamo cos'altro ci serve. C'è un cuoricino e un bannerino. Allora, vediamo un po'. Queste abbiamo detto che per ora non ci servono. Allora, il cuoricino è qua. Qua. Poi c'è una scritta che dice Merry and Bright e poi c'è il bottoncino. La scritta che dice Merry and Bright sarà di qua e qua. E c'è anche questo bannerino scozzese che è meraviglioso. E c'è anche un francobollo qua. Questo è un lavoro. Ma sì, è lui. Questo è un lavoro di ricerca di ricerca spaziale importantissimo. Allora, poi qui c'è una scritta che è questa. Qui sotto ce n'è una verde e c'è anche questo lace, come si dice, questo pizzo, così. Poi questa etichettina qua. Ah, ma le foto sono tre, bellina, io non so proprio contare. Cioè, vabbè, tranquilla proprio. It's a wonderful life è qui. Adesso prendo anche l'altra foto, non vi preoccupate. Qui c'è questo, allora Making Merry Days è qua, la stellina è lì, qui mi serve questo, allora, poi Love for December è lì, stellina, questa. Ok, allora iniziamo un attimo innanzitutto prendendo la terza foto, che se no poi ce la dimentichiamo. Allora, prendiamola da qua. Cerchiamo la terza foto. Potrebbe essere questa. No, è troppo piccina. Ne prendiamo un'altra da qua. Potrebbe essere questa, è quasi uguale, va bene, va bene. Ok, forbici. Non, sì, non so contare, ormai lo sapete, nessuno si sconvolge più, ecco. Però, allora, iniziamo un attimo ad assemblare le cose qui. Una va qui. Allora, in realtà il pannellino che volevo usare ci sono dentro i chipboard, quindi a questo punto ci metto un pochino di spessorato ogni foto, e così
Ok, allora iniziamo questa qua su in alto, un po' stortarella. Qui c'è questo Babbo Natale qua, che anche lui a questo punto bisogna mettere un pochino di spessorato, e glielo mettiamo qua così. E qui c'è questa scrittina It's a Wonderful Life, è una vita meravigliosa. Mettiamo uno zinzinello di colla e la mettiamo qui. Poi di qua creiamo quel clusterino con il bannerino, questo. Allora, qui abbiamo la scritta Merry and Bright. Questa forse l'ho messa un po' troppo in là, non importa. Merry and Bright. Poi abbiamo questo. Il francobollo. Il cuoricino. Ok, e ci va poi un bottoncino con il nastrino, che non so se è una decorazione già pronta nei... fatemi vedere di che colore è. È bianco e rosso, forse c'è, vediamo. No, non c'è. Sarà un bottoncino vero con un pochino di con un po' di filo. Lo lascio un attimo lì e incollo qui questa. Così. Qui c'è un fiocchetto, però lo spago bianco non c'è, probabilmente quel fiocchetto c'è negli abbellimenti, lo devo solo cercare. Poi quello c'era già, qui c'è l'altra foto, così. Qui sotto ci serve, così mi delimito già un pochino lo spazio, questa scrittina e questo pizzo. Così. Vediamo di mettere la scritta dritta. Infatti, questa va uno zinzinello sotto le foto, così. Sotto quella foto abbiamo questa, non so se ci passerà perché infatti io ho messo il biadesivo spessorato, così. Lì c'è quel tondino con il fiocchetto che ho visto prima e infatti è qui. Qui poi invece abbiamo una clippina nera. Making Merry Days. E poi c'è questo Love for December. Questi sono due piccoli chipboard. E sono assemblati in questo modo. Qui mettiamo uno spessorato perché sennò con la clip non ci sta. Oh, guardate che meraviglia. Allora, qui c'è... Ah, ecco che cos'era quello. Questo qui è questo. Che è sagomato. Non riuscirò mai a sagomarlo così. Allora, calma e sangue freddo. Io qui ho questa. Giusto? Adesso ci proviamo. Perché di qua ho fatto, mi manca solo il bottoncino qui e un nastrino lì. Aiuto, questo è un po' complicato perché bisognerebbe cercare di assemblarlo. Allora, un nodino, vabbè, io rifaccio un nodino qua in punta. Così. Poi. Ribaltato così. E un'altra roba ribaltata così. Ce la farò mai. E come lo facciamo stare fermo secondo voi? Con un punto di colla. Ma non ci sta fermo con un punto di colla. Io ci provo. Questi sono quelli piccini, ma proviamoci. No, secondo me non me lo tiene fermo, posso dirvi. Vabbè, a parte che la pancia in questo caso guarda dall'altro lato, ma non importa. Ma forse sì. Questo lo mettiamo qui e deve fare una roba così. Non è esattamente questo il giro, ma noi lo teniamo buono lo stesso. Allora,
Le creative, quelle brave, prenderebbero i punti di colla con la pinzetta. Io non ce l'ho mai fatta. E adesso provo con lui a metterlo qui. Ok, vediamo. E la foto me lo ferma più o meno così. Sicuramente nella mente di Katy Perry è più bello. Però vabbè. È diventato un grumetto, non è più un punto di colla, ma non importa. Questo dovrebbe comunque riuscire a tenerlo quantomeno fermo qua. Così possiamo mettere dietro questo rametto. Diciamo che la tecnica secondo me è molto migliorabile la mia. Così. Allora, lì abbiamo, che non avevo visto prima, Merriest, un francobollo verde. Verde, la stellina l'avevo tirata via ed è qua. Il francobollo verde deve essere questo. E c'è anche un'etichettina, vero? Sì. Allora, che andavano tutti infilati di sotto, adesso cercherò di inserire lo stesso. Vabbè, ci siete ancora? Vi ho sconvolto? Così, questo in realtà andava tutto sotto. Così, Merriest, che avevo staccato ed è qua. E la stellina che incolliamo qui. Non so se vi ho persi ormai. Allora, poi abbiamo un'altra stellina piccolina qua, da questo lato. Allora, vediamo un po'. Questa qui, un bottoncino a forma di fiorellino. Battete un colpo se ci siete ancora, che mi sa che non so se si sono bloccati i commenti e non so se ci siete. Sono qua da sola a fare pasticci. Ci siete, ok, va bene. Così, e poi ce n'è ancora uno di questi. E di qua è fatto. Ah, ma in realtà quello è questo. Questo bottoncino qua che non trovavo è questo qui. Semplicemente con un pochino di colla. Ma si sono bloccati. No, non si sono bloccati i commenti così. E lì c'è un bottoncino. Ma io metterei questo che ha già il twine ed è a posto. Non so se si sono bloccati i commenti, o quantomeno io non li vedo. Questo è fatto. Fatemi provare se funzionano i commenti. Non si può più commentare. Eccolo qua. Prova. Io lo vedo. Però vedo vedevo l'icona della Bencivigna al posto della mia. Come mai? Va, vabbè. Misteri di Facebook. Bevo un altro po' e facciamo il terzo. Non lo so, secondo me è successo come l'altra volta che non vedo i commenti, ma io vado avanti. The show must go on. Questo è il secondo e andiamo avanti col terzo, che è questo qua. Che strano, che io, però dovrei essere ancora live. Fatemi vedere di qua, perché ho visto i cuoricini, il mio commento funziona. Non so più, vedete, avevo perso il segui, ma che ne so. Dove sei? Buongiorno, buona domenica. No, vediamo se sono live. Buona domenica. Vediamo se sono Ah, live. vedete? Non li Buona vedo. domenica. Dal cellulare non li vedo. Vediamo se sono Ah, live. ma Vedete? Non li vedo. no. Buona Dal cellulare non li vedo. domenica. Vediamo se sono Ah, ma live. Vedete? Non li no. vedo. E come si fa? Da qua non li vedo. Perché si sono bloccati? Adesso sono riapparsi, vai a capire. Prendiamo le fotine che sono qua. Facebook sta facendo di nuovo i capricci. Allora, questo è il secondo. Passiamo al terzo. No, questo.
Allora, qui non mi è chiarissimo quante foto dobbiamo mettere. Secondo me c'è una sola foto qua. Allora, fatemi raccattare i vari pezzi. Allora, la connessione si è offesa perché ho detto che non funzionava bene e quindi ha pensato bene di quasi disconnettermi. Vabbè. Allora, io intanto vado a cercare i pezzi qua che mi mancano, che dovrebbero essere. Ci sono dei blocchi grossi che credo che siano qua. Allora, abbiamo questo c'è già, questo c'è già. Quella roba lì verde, c'è un forellino. Vediamo. Sì, le sparacolla stanno arrivando, ne arrivano 24 lunedì. Quindi insomma, sì. Che cosa sei tu che hai quel forellino? Dunque, fatemi cercare. No, non lo trovo, non va bene. Ne ho qua altri? No. Allora, dunque, io qui ho questo c'è già tutto. Lì c'è il fiocco, quindi quella lì secondo me è solo una base bianca e non devo mettere nient'altro. C'è secondo me questa, anche se non mi sembra lei, non è questa con la musica. Ah, è questo qui, quello verde, eccolo, quel foro che vedete alla cornice, e questa è la cornice della foto. Ok, questo lo mettiamo qui. Mi manca un po' tutto di questa roba qui perché non li riconosco. Vediamo un attimo. Qui c'è questo con la clip. Lolly Jolly, vabbè, è un tab, penso di poterlo trovare facilmente. Questi due che cosa sono? Ingombrifoto, foto. Allora. Ah, quel pezzo lì potrebbe essere questo. Sì. Direi di sì. Questo che va qui sotto, così. Poi abbiamo questo qui, lì c'è un tabbino e va bene. Questo c'è un ticket che avevo visto prima, che è questo qua. Qui poi ci occupiamo della foto. Qui abbiamo rametti, questi sono quelli che erano lì e ce li teniamo qua. Non capisco questa striscia qua, se sia una decorazione, due spazi foto. Aspettate che guardo ancora in giù, ma non c'è, non ho niente. Allora, non mi sembrano due spazi foto. Questo è il foglio dove ci sono tutte le cornici. Però sì, saranno quelle. Saranno due ingombri foto messi uno sotto l'altro. Sì, saranno per forza così, ok? Allora, cerchiamo le foto intanto. Vediamo un po', ne avevo stampate due grandi. L'importante è che si veda un pezzo del mio cicciotto. E qua ci sono io. Queste sono della vigilia di Natale dello scorso anno. Le ritaglio e poi mi manca ancora questa, che forse però per quella lì non ho niente. Queste sono ancora da dividere, però. Ok. Ah no, però vedete quella sopra? No, perché c'è un pacchetto regalo disegnato sopra, quindi no, non è questa qui. Vedete? O forse ci va qualcosa di bianco sotto, molto semplicemente. Allora, prendiamo un pezzetto di bianco e questa la facciamo diventare quell'elemento decorativo lì. Buongiorno, chi sta arrivando adesso? Sto assemblando il page kit della collezione di Natale della Fortnite Market, che manco a dirlo, è meraviglioso. Così. Quindi mi manca questa foto qui che potrò recuperare da qua. Perfetta. Guardate, uno zinzinello di colla. Ok.
così. Allora, iniziamo ad incollare quello che ho capito fino ad ora, perché questo è un pochino più difficile da capire. Anche lì sotto c'è un altro ingombro foto, però secondo me è vuoto, io lascerei un pezzetto di bianco e via. Allora, colla. E questo lo mettiamo qua. A posto. Poi abbiamo questo messo qua. Così. Questo qui che esce da lì dietro. Così. Questo, su questo mettere lo spessore. Su questo lo mettiamo così, è un po' stortarello, ok. Poi abbiamo questo messo qui, su cui c'è quel fiocchettino che guardavo prima, che pensavo che fosse quello da prendere, invece non era lui, per fortuna non l'ho sprecato in vano. Chissà se si sono di nuovo bloccati i commenti, boh. Vabbè, the show must go on. Allora, deve essere questo qua. Vedete che ha proprio la forma. Ok, perché è proprio messo così. Colla. Avrei dovuto mettere il decuccio più fine sulla nuova, ma non importa. Così, questo lo tagliamo a misura, perché probabilmente non era lui, ma non lo tagliamo, non vi preoccupate, guardate, oh, è perfetto. Ah, colla. Così. Poi qui sotto ne mettiamo l'ingombro con l'altra foto, che è, allora questo era quello che ho tenuto, l'ho perso, dove l'ho messa l'altra foto, scusate, eccola qua. Qui adesso poi costruiamo questa decorazione di ritorno dalla crociera. Dove sei stata di bello? Allora, questo un pochino sotto così, e qui sotto secondo me c'è un altro ingombro però bianco che possiamo prendere. Ah, guardate, potrebbe addirittura essere, no, prendiamo una delle cornici e siamo a posto. Ritagliamo sempre del bianco. No, ti sei storto una caviglia una settimana in cui eri in vacanza, Giulia, non ci posso credere, sembra quasi una cosa che capita a me. Cioè, non che io voglia l'esclusiva di queste magagne, però così, vedete, la inseriamo qua. Ora qui abbiamo da inserire, a parte tutto il ramage che adesso andiamo a prendere, questo adesso costruiamo. Allora, uno spessore qua. Qui questo lo incolliamo qui. Così. Poi cerchiamo la scrittina Simply Magical, che è qua. Ce l'avevo subito a portata di mano. Hai vinto lì. Che non è una cosa bella da vincere, ecco io. Allora, bottoncino rosso, bottoncino nero. Allora, prima dobbiamo, allora, il bottoncino rosso lo posso mettere, che è quello bianco e rosso. Il bottoncino nero dobbiamo aspettare di aver messo tutto il ramage. Allora, abbiamo dei rametti, potrebbe essere questo, ma io direi che è questo. Adesso lo tolgo e ve lo inserisco lì di fianco, vediamo. Sì, è perfetto. Così, e lì abbiamo ancora un bottoncino con il... Lì forse c'è un altro pezzettino piccolino di agrifoglio. Ne ho uno più piccolo. Sì. Sì, secondo me è uno di questi. Inserito qua.
lì ci mettiamo questo bottoncino così, e qui mettiamo il bottoncino nero qui sotto. Ah, era proprio qui. Ok, così va bene. Poi vediamo un po' cos'altro ci manca. Dobbiamo fare tutta questa parte di decorazione qua. Lì c'è un Gucciere che è questo qua. Questa pistola è meravigliosa, che ve l'ho già detto. E lì c'è la scritta Holly Jolly. Holly Jolly. Dimmi che non ti ho già usato. Eccolo lì. Colla e lo mettiamo qua. Poi qui devo costruire questo. Allora, una stella così grossa, la stella sarà un segno che un po' che non ne abbiamo. Allora cerchiamo quella stella lì. E per sempre, quasi come se tu usassi i Remida. Quella polverina di glitter è assolutamente super persistente. Ah, eccolo qua. Stella. Qua. Ah, mi va giusto in faccia, quindi io la metto un po' più in qua. Così. Poi, lì dobbiamo metterci nell'ordine. Questi due mi continuano a cadere. Questi continuano a cadere, adesso li metto qui. Dobbiamo metterci nell'ordine. Questo ramage qui che si estende in orizzontale potrebbe essere questo. Vediamo su questo, che l'altro è troppo grande. Allora. Così. Ah, un cerchietto in chipboard. The most wonderful time of the year. Così. Su cui bisogna anche mettere una clippina rossa. Così c'è un babbo natalino. Così, un bottoncino. Un bottoncino. Ma due giorni a cercare i pezzi di questo. Ma no, si fa così. Cioè, c'è un cuoricino verde che ha anche già, secondo me, il nastrino. Eccolo qui. Colla. È tutto giusto nell'intento del bottalico. Obviously. Così. Ah no, vedi che c'è ancora. Ah, questo c'era. Merriest. Ne stavo dimenticando comunque dei pezzi. Merriest, un bottoncino e basta. Merriest, se non sbaglio, è nei chipboard. Credo di averlo visto prima nel foglio grande. Eccolo qua. Qui ci mettiamo comunque un pochino di colla. Il bottoncino, quello lì, non so se sia un bottoncino vero, ma non ho un nastrino così sottile, quindi in realtà ne metto uno di questi che tanto sicuramente avanzano. Così. Un'altra scritta. Ah, sì, hai ragione. Ne ha un'altra, vabbè, non importa, lasciamo quella. Ne ha un'altra, hanno praticamente, guardate, sono qua. Era questo, ormai l'ho attaccato, vabbè. Non importa. E forse qui ho finito. Qui ho fatto Simply Magical. Allora, ho fatto l'errore di usare la mia carta che ha un punto di per l'interno, che ha un punto di bianco diverso dalla carta della Fortinelli Market. Se fate come me che volete usare dei punti bianchi, usate un altro punto di bianco, non la mia, perché non è così bianca. Bevo un altro goccio d'acqua. Dunque. E questo l'abbiamo fatto.
ed è meraviglioso. Comunque, va bene. Vediamo l'ultimo, che secondo me mi darà parecchio filo da torcere. The Universe. Allora, dunque, esploriamone un pezzo alla volta. Dunque, allora, questo ci serve? No. Questi li spostiamo qua un attimo, perché la ricerca qua sarà lunga. Allora, questo tondino qua ci serve. Hello December ci serve. Lì deadesivizzo adesso, no, li lascio così, dai. Poi, quelle lì sono due bustine verdi che avevo visto prima nel foglio grande e ci sono anche questi che così comunque possiamo togliere. Ah, guardate, forse è tutto qua. Questo, questi tre ci servono? Sì, direi di sì. Allora, questa è la base della foto. Questi tre sono qui verticali. Tutto quello che avanza. Questi ci servono. Ok, poi prendiamo gli altri pezzi grandi che fanno da sfondo, che sono qua. Oh, mi è caduto di nuovo di tutto, mamma mia. Allora, questo pezzo qua assolutamente sì. Si costruirà così, credo. Le buste sono messe in orizzontale. Qui c'è ancora qualcosa. Vediamo un attimo. Magari nei fogli che mi sono caduti c'è ancora un elemento da sfondo. Vediamo. Dunque, ho questo qui con le note ancora, sì che c'è ed è ancora più sotto qua. Mi manca quello lì che secondo me prima avevo visto. Allora, aspettate che devo rimaneggiarli tutti. Allora, in quello che c'è lì, no, vediamo se qui però c'è qualcosa che mi manca. Che bella domanda, molto bene, c'è talmente tanta roba. Allora, qui ho già preso l'altro, altrimenti ci sarebbe stato solo lui. Ah, qui intanto qua c'è questo fiocchetto qui e ce lo prendiamo, questi due ticket, Merry Christmas. E poi i ramage li prendiamo perché sono facili. Mi manca questo pezzo qua. Qui c'è un'altra bustina, ma l'altra bustina non ci occorre. Ah, eccolo qua, era finito sotto. Quindi c'è anche un ho ho ho. Questo andrà così. Cioè, guardate quanti strati. Qui ci vorrà la foto. Chissà se posso recuperare questa. No. Adesso ne dovrò stampare una, a meno che... Teniamo solo lei. Sì, teniamo solo lei. Questa, altro, questa è da mettere così. La teniamo così. La teniamo così. Sì. Adesso questa la metto così. Ok. Dunque, incolliamo tutta sta roba. Che è lunga. Poi mi prendo anche quel ho 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 che ho già visto. In pratica, guardate, prima che io lo perda, è un chipboard, tanto va incollato su questa parte qua. Allora. Dunque, le note sono un po' più sotto, così, questo. Così. Questo
copre le note. Sì, le note le copre praticamente tutto, non si capisce. Poi questo qui sotto, che lascia un briciolino visibile delle note, ma proprio poca poca roba. Questo e questo lo mettiamo qua. Ah, secondo me queste le ho messe dal lato sbagliato. Erano così. Sì. Così. Questo. Ok. Poi, perché non è che abbiamo finito. Prima ancora della foto, bisogna mettere tutti questi. Questo. Più o meno qui e questo sotto qua, poi questi ticket qui, che in realtà dovrebbero essere tre, ma ricordo che ce n'è un altro set. Adesso intanto fermiamo questi e poi vado a cercare l'altro. Ah, le buste non ho messo, brava. Le buste sono qui però, quindi in realtà le posso mettere qua così, sì. Difficile questo. Questo abbiamo detto, lo mettiamo qua. Ok, calma e sangue freddo. Poi, mi mancano. Dunque, questo. Qui. Qui ho del ramage, prima della foto. Questo, questo è di là. Questo per ora non mi serve. Mi servono gli altri ticket che avevo visto prima e che forse ho messo qua. Perfetto. Perché in realtà sono tre, quindi questo lo sovrappongono. Ma allora, noi ci facciamo prendere dalla germanitudine e cerchiamo di usare il meno materiale possibile. Ma guardate che bello usando così tanto materiale, quanto rende e quanto diventa dimensionale, no? Qui c'è anche tutto un groviglio di questo, che adesso la Clay prova a fare, però... Allora, ne prendiamo un pezzettino, perché non è che... Tutto questo diventa too much. Allora, tipo una robina così, che esca un pezzettino di qua. Adesso prendo un pezzettino di biadesivo e lo fermo per quel che si riesce, cercando di fare meno danno possibile. Qui ci sarà la foto, quindi posso giocare in questo modo qui, e la foto quindi dovrò spessorarla, e questo lo lasciamo così, così la foto mi coprirà questa parte qui, quindi va bene, mi coprirà quella parte lì, e quindi dai, va bene. Ok, ritagliamo la foto. Sì, anch'io li trovo meravigliosi questi lo. Mettiamola così. Tanto chi lo sa qual è il verso giusto. Magari mi guardava dal basso, no? Qui dobbiamo necessariamente mettere dello spessorato. E a questo punto approfitto, lo metto lì, che così mi copre. Mi giunge anche bene questa parte, ok? Così. Arrivata la germanitudine, non si fa così, si devono usare le cose, ragazze. Qui iniziamo ad inserire un po' di ramage. Allora, vediamo dove ne ho di più qua. Qui ce n'è uno bello grande che probabilmente è perfetto. Saranno uno di qua e uno di là. Ma le foto vengono esaltate dagli appiccichini, cioè dovete ragionarla in questo modo. È così, almeno per me è così.
gli abbellimenti abbelliscono, è quello il loro lavoro. Così, e vi aggiungo anche ancora, non è proprio così, ma io lo aggiungo così mi copre quel pezzetto lì. Poi di qua, anche qui uno così, e viene fino qua in realtà, così, e ne ho un altro pezzo che va in giù di là. Adesso uso degli elementi, quelli che mi ritrovo, tanto vanno sempre tutti bene. E lì ce ne va un pezzetto ancora che va su. Ma in realtà non le stai coprendo perché fanno l'insieme. Non vedetela così. Tutto questo cluster in realtà crea il lavoro, crea l'insieme di tutto. Non dovete avere paura di usarle le cose, sono state fatte apposta per quello. Tu sei un po' stortina perché non sei a livello. Okay. Più o meno. Qua, Merry Christmas. Cioè, non vedetelo come spessore, è un elemento che fa parte dell'opera, diciamo, no? Così, poi abbiamo questo chipboard qua. Su Hello December c'è una pippina. Quelle rosse le ho finite, ne uso una nera. Così metto comunque un pochino di colla, così. Poi c'è il bottoncino, ma in realtà credo che abbiamo messo tutto. Questo non è molto a livello perché ci sono troppi spessori, così va un po' meglio, anche se, scusate, ah, perché quello lo disturba. Così dovrebbe andare meglio. Ok, allora, bottoncino. Alla fine gli abbiamo messo pure le foto, quindi è super bello. Ci sono avanzati però un sacco di abbellimenti. Invece, secondo me, è proprio bello decorare sulle foto. Le fa diventare incredibilmente subito parte del racconto. Non trovate la stessa difficoltà nel fare qualche lavoro senza le foto. Per me, per esempio, è un pochino più complicato se lo devo, a salvo che non stia facendo un live, no? Se lo devo regalare mi è difficile pensare di lasciare gli spazi. Se invece ho le foto è molto più semplice tutto il processo di decorazione. Ci va un altro spessore. Scusate, ma altrimenti questa non sta ferma. E neanche questa. Mettiamo un tondino anche qua. Così. Qui mi manca un bottoncino. E lo mettiamo subito. Ma è, secondo me, poi sono gusti. Secondo me è bello appiccicare anche sulle foto, nel senso che fa diventare parte del tutto, e secondo me il tutto prende tutta un'altra vita. Qui c'è ancora un chipboard, credo. Vediamo, sì. Remember Forever, che non poteva essere più azzeccato di così. Così. Qui non c'è niente. Dovrei aver fatto tutto. Sì, è solo un po' sbilenco per l'elastico che c'è, che è un po', vedete qua manca anche uno spessore, perché l'elastico lo porta su di tanto e quindi uno spessore solo da 2 mm non è sufficiente, così dovrebbe essere un pochino più in piano. Ok, in realtà ci sono tanti avanzi,
Io qualche ramage in più qua lo metto. Secondo me si presta proprio tanto bene. Così. E anche questo. Mettiamo anche una stellina qua. Ok. Questo lo lascerei così. Allora, questo non mi serve più. Perché abbiamo fatto. Che ora è? Ah dai, è presto, dai, bene. Allora, riguardiamolo un attimo e vediamo se per caso tra le cose che ho qui avanzate posso ancora appiccicare qualche cosina. Io sono brava ad appiccicare poi, a finire gli appiccichini, ecco. Ma guardate, per esempio, una stellina e una stellina, secondo me, sono perfette. Prendiamo gli altri. Pesa 2 kg. Questo, allora, io andrei un pochino di ramage perché ne è avanzato un po', così almeno lo usiamo. Vediamo un attimo. Tipo qua. Secondo me un pochino ci sta tranquillamente. Qui ci sono solo bottoncini che adesso stacco così. Il rametto in alto si è staccato. Adesso poi lo riprendo. Nel layout prima, dici? Ah, qui tra l'altro è avanzata questa qui che è enorme. Questi due. Questo però uno spazio glielo potrò sicuramente trovare. Tipo qua. Vediamo. Così. Un ramettino di bacche. Sono tutti dettagli che non sono assolutissimamente indispensabili, ma danno interesse, come dicono gli americani. Qui ci sono queste due freccioline che non sono state inserite, almeno non credo da nessuna parte. Ne metto una lì. Perché ho attaccato credo solo la parte sotto, sai, adesso poi lo riprendo, comunque non ti preoccupare. Così, e questo è a posto. Questo dicevi? E guarda, la colla è qui dietro, vedi? Non so se si vede il bianco, però non è ancora attaccato, ma è lui. Qua, questo è bellissimo, secondo me, guarda, semplice, 3 macchie di colore, qualche decorazione tono su tono ed è stupendo. Mettiamo solo una stellina qui e non metterei nient'altro perché qua l'equilibrio è già, cioè è già perfetto così. L'unica cosa che trovo è che questi elastici che mettono da usare come filo nel retro sono un po' troppo spessi e quindi diventa poi un po' più complicato fare le sovrapposizioni. Questo è meraviglioso, secondo me. Qui non si deve toccare niente. Mi accorgo adesso delle stelline che ci sono qui, quindi in realtà io una stellina qua la metto. E anche questa più piccola. Ogni tanto fa bene ricordarsi certe cose, no? Hello December, lo mettiamo qua. Cioè non si può toccare più di tanto una roba così, è perfetta. Cioè mi piace tantissimo, poi ognuno la può in realtà rivisitare come crede. Però a me sembra assolutissimamente perfetta così. Chissà se riesco a infilare questo qua sotto e a dare, sì, un altro po' di tridimensionalità. Basta. Dove li metto? Per ora sono tutti dietro di me. Devo prendere un album 12x12, Page Protector dovrei averli, li infilo tutti lì dentro perché non ho, questo così, non ho sicuramente lo spazio per appenderli, che mi dispiace, però quelli con le foto... Ne ho fatti diversi di questi con le foto. Trovo che siano pazzeschi. La foto è poi il cuore del progetto.
no? Quindi è per quello che dico che quando fate un progetto e ci mettete le foto è n volte più bello, perché è il senso dello scrapbooking in quanto memory keeping. Poi è bello anche un layout, ad esempio, come quelli che facciamo per montare questi page kit, però secondo me è quando ci mettiamo la foto che si crea la magia, no? Non so se avete presente cosa intendo. Allora, aspettate un secondo che rimetto via quello che è avanzato. E ci sono comunque diverse cornici che in realtà ci tornano sempre utili. Di queste cornici adesive così bisognerebbe averne un pacco da 200 e via andare. Allora, stacchiamo quello che non serve, che si impiglia solo dappertutto. Io li trovo bellissimi, trovo che il suo gusto nel fare le sovrapposizioni, nel mettere gli elementi sia sempre bellissimo. Cioè non ne ho visto nessuno che non mi sia piaciuto, capito? Poi io sono finita con un negozio proprio perché mi piacciono tante cose, ma questa è un'altra storia, insomma. Allora, vediamo di recuperare le stelline da qui e questi rametti qua. Così, così e così. E questi invece li possiamo buttare. Questi qui sono delle foto, adesso me li metto via. Qui c'è un nastrino, un fiocco di neve, bottoncini. E qui dentro, a parte i miei punti di colla, ci sono i bottoncini. Adesso questo lo mettiamo lì. Questo, guardate la bellezza, cioè così. Allora, questi, ah no, ok, ci sono ancora tutti questi. Togliamo anche da qui tutto ciò che può essere tolto. Roxana, tu che hai una bimba, provaci. Se non ne hai mai fatto, magari scatta l'amore o magari non è il prodotto che fa per te. Per me, che da sempre amo le foto, amo fare foto, amo lavorare con le foto, questi progetti, questi prodotti sono fantastici. Cioè, e trovo che veramente quando li fai aggiungendo le foto si completino in una maniera che è fatta la magia. In inglese si dice, me lo sentite dire spesso, it comes together, che vuol dire che a un certo punto fate quel qualcosa, almeno riferito come lo intendo io, fate quel qualcosa in un progetto, aggiungete quell'elemento, la foto, quell'aggiustamento, il sentiment, che fa sì che, ecco, è così che doveva essere. Non so se avete presente, it comes together. E le foto hanno per me anche quella valenza lì. Le foto danno il senso al memory keeping, altrimenti è un bel lavoro magari di journaling se non mettete le foto, però con la foto secondo me acquisisce tutta un'altra magia. Questo poi ovviamente è il mio parere personalissimo, da una che ama le foto e il memory keeping e che vi dice ogni due per tre, vi rompe le scatole da anni dicendovi fate memoria delle cose belle, fate memoria delle cose brutte, fate memoria di tutto perché è il regalo più bello che vi possiate fare. Quindi che cosa volete sentirvi dire da me? Per forza vi dirò che con le foto è tutto più bello. Cioè, queste foto che ho preso a caso, perché in realtà non pensavo di usarle, sono state una fucilata al cuore, perché sono le foto della mia piccola, tra poco un anno che non c'è più, quindi insomma, non sono ancora forse pronta per fare il suo album, anche se ho tutte le sue cose, ho tutti gli abbellimenti di quell'album qui da qualche parte, qui vicino, però va così, è quella la magia secondo me. Allora, cioè, cosa devo dirvi? Sono meravigliosi. Sono uno più bello dell'altro. Guardate la dimensionalità. Io non so. Non sono neanche lontanamente vicina a fare layout così belli, ma mi piace tantissimo. E imparo a come usare tanti avanzi, tutti questi strati. Possono essere avanzi della stessa collezione che non sapete come usare, creano dei cluster bellissimi, perché non è detto che debba sempre vedersi tutto, no? Tante cose anche nella vita le teniamo nascoste, sono comunque belle, o le facciamo vedere solo in parte. C'è una bella metafora, no? Basta, adesso sto zitta, la psicologa, la mandiamo a dormire. Che dite, io trovo che siano meravigliosi. Vorrei fare anche i cluster kit, adesso vediamo. Questi ve li ho lasciati ordinabili sul sito, perché ce n'erano solo più tre.
Sono ancora ordinabili dal fornitore, quindi li facciamo arrivare, non vi preoccupate, potete tranquillamente prenotarli, ci vanno circa una quindicina di giorni finché arrivino. E invece la Glue Press ne arrivano altre, mi sembra, tre scatole, o due o tre scatole lunedì, quindi soddisferemo tutti quelli che sono in attesa lunedì con gli arrivi. E quando finiranno ne ordineremo altre, insomma è appena uscito ma credo che abbiano ottime scorte. Tra l'altro, per chi mi aveva chiesto per la Misty Rosa, mi hanno detto che la Misty Rosa no, non verrà messa a disposizione degli altri negozi perché è stata creata, è stata fatta produrre solo per il negozio americano scrapbook.com, però dovrebbero poi metterci a disposizione quella Tial, quella Tiffany, quindi la Clay è molto contenta che potrà avere una Misty Tiffany, anche perché l'altra non sappiamo esattamente dove sia finita, ma anche questa è un'altra storia che devo dirvi. Dunque, cos'altro vi racconto? Trovate il preordine per il calendario dell'avvento della Spellbinders, ne ho aggiunti altri 10 stamattina, quindi adesso se non sbaglio ce ne sono altri 6 o 7 mi sembra quando ho iniziato col live, tengo d'occhio nel caso reintegro, siamo arrivati praticamente quasi a 100 calendari, sarà bello quando arrivano, sarò molto contenta perché forse in realtà riesco a tenermene uno e sono già una bimba felice, prenotatelo perché non so fino a quando potrò continuare ad aggiungerlo ai miei ordini. E c'è online la promozione per il grembiule, ordine da 55 euro che finirà domenica, il nuovo tutorial con il progetto di Erika che sarà disponibile per tutti gli ordini che verranno fatti nel weekend di questo mese, la fustellina salva ritagli che questo mese è una zucchetta che si genera da sola negli ordini a partire dai 45 euro, il grembiule dai 50, e l'omaggio, che è una bustina con dei prodotti mystery per il valore di 30 euro. Di quelle non c'è limite, nel senso che al limite le componiamo, non vi preoccupate, anche quella è un'iniziativa, una promozione che finirà domenica notte. Quindi insomma, questo weekend potete portarvi a casa, oltre che un sacco di prodotti scrap, anche quattro piccoli omaggi. E via! Io per ora quindi vi saluto, vado a fare merenda, domani mattina facciamo il project live di luglio, adesso mando in stampa le foto e poi ci prepariamo psicologicamente per tutti gli arrivi di lunedì, che saranno veramente tanti. Intanto in questi weekend sto lavorando ad un progetto sorpresa che farà parte del nostro Natale, non è una release, ma spero che sia un progetto che vi piaccia e che possa poi avere una sua continuità, un suo perché. Poi vi darò qualche spoiler più avanti, per ora siamo ancora in fase assolutamente di progettazione e composizione. Ho coinvolto un sacco di persone, quindi insomma spero che la cosa vi piaccia. Vi auguro buon sabato, buono shopping, buon riposo e ci vediamo domani mattina per il live in pigiama col caffè. Ciao ciao!